economico che si sta fermando. Ma parliamo... ragioniamo di nucleare, non pensiamo di far ripartire domani la trasmissione di questa sera. È nucleare sì, nucleare no. Cioè, voglio dire, se vogliamo stare su questo tema, se no parliamo anche d'altro. Allora, tu ammetti che c'è il nucleare che serve a fare una cosa, per fare energia pulita. Va bene. Allora, per fare energia pulita ci sono tanti altri. Allora, ma ti sto facendo una domanda, ma esiste, ma allora conosci che esiste un nucleare pulito? Lo conosci? No, perché quando salta una centrale, il nucleare non è pulito per chi c'è vicino, anche per chi c'è nel raggio di 100 km. Ti ripeto, la fusione nucleare è un nucleare pulito, sì o no? Sì, ma quella che tu fai e metti, come si dice, su queste 159 centrali, e basta che ne salta una di queste in questi giorni, vediamo come cambia. Ti sto parlando di fusione nucleare, non della quarta generazione, di un altro concetto di uso del nucleare. E il nucleare pulito ha... a risorsa illimitata, non è vero. Allora, delle centrali, diciamo, di terza generazione. Diamo le informazioni anche positive su sto nucleare. Queste quattro centrali che vogliono fare non sono fusioni. Ma per arrivare alla quarta ci vuole la terza. Per arrivare alla quarta ci vuole la terza. E per andare alla fusione è chiaro che bisogna lavorare sul nucleare. Per lavorare sul nucleare com'è che ci lavori? Ma la stanno già costruendo. Se non hai, se non